Volete sapere come saranno le smart cities di domani, le città intelligenti che hanno tecnologia come parola d'ordine? Per guardare avanti bisogna andare in alto. Questo è il messaggio delle due forum. E come farlo velocemente se non con un ascensore? Ne hanno discusso assieme oltre 1000 architetti, ingegneri, manager d'azienda, amministratori condominiali e tanti addetti ai lavori nel settore dell'edilizia e delle costruzioni. Ad aprire i lavori della giornata due noti architetti, l'ideatore del Bosco Verticale a Milano, Stefano Boeri, e Hans Japsen, ingegnere che ha disegnato le torri di CityLife. La città di futuro, come sempre adesso, ha più grattacieli. Anche per vivere. Non è la mia idea di vivere in un grattacielo, ma è così. E dobbiamo fare ascensori effettivi. E in Italia ci sono molti producenti di ascensori, specialmente porte. E la porta è la più importante pezzo di un ascensore. La porta. Senza porte bene, ascensori non sono effettivi. Una giornata ricca di incontri, tavole rotonde e strette di mano, quella delle due forum, promossa da ANI e Asso Ascensori in collaborazione con ANICA, l'Associazione Nazionale delle Industrie di Componenti per Ascensori, e ANACAM, Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, e organizzato da Messe Frankfurt Italia. Sapevate che l'Italia è tra i leader mondiali nel settore dell'ascensoristica e seconda solo alla Cina in termini di esportazioni? Un fiore all'occhiello del nostro paese seminascosto e che pure, nonostante la crisi della real estate, fa passi in avanti. I numeri sono importanti. In Italia parliamo di circa 1 milione di impianti installati con una forza lavoro di circa 23.000 persone impiegate. Se parliamo di esportazioni, il nostro paese a livello mondiale come si pone in classifica? Siamo fortunatamente secondi dopo la Cina. Eravamo primi fino a qualche anno fa, siamo secondi con un'esportazione di circa il 10% in termini di impianti completi e 15% in termini di componentistica. Dottoressa Portalori, una collaborazione rinnovata, quella tra ANI e Federazione e Messe Frankfurt, quanto è importante? È molto importante perché si è creato un rapporto di partnership, abbiamo fatto moltissime iniziative importanti, oggi riteniamo che sia una vetrina straordinaria per un settore straordinario, un'eccellenza del Made in Italy, qual è quello degli ascensori, dove vorremmo, attraverso l'esposizione che vedremo, il convegno, proprio dimostrare il grado di innovazione tecnologica, di ricerca della sostenibilità ambientale che c'è nel settore che è leader anche a livello mondiale, qual è quello degli ascensori. Alla mostra convegno dedicata al settore degli ascensori e delle scale mobili si è toccato con mano il tentativo della filiera di voler far sistema e di vincere la sfida della cosiddetta building technology. Crediamo che quello delle building technology sia un settore eccezionale. Con i due principali eventi fieristici, Light and Building e l'ISH, siamo una delle società leader in questo campo da ormai molti anni. Ci occupiamo di sicurezza, innovazione, efficienza di ascensori e scale mobili. Vogliamo davvero far parte di quest'industria e supportiamo quei paesi come Italia, Germania e in generale tutta l'Europa che investono in building technology. Let's talk about the International Elevator and Escalator Expo. International Elevator and Escalator Expo è una delle mostre di Messe Frankfurt. Può dirci quali sono state le principali caratteristiche dell'evento? Abbiamo fatto il nostro ingresso nel mercato degli ascensori con l'organizzazione dell'International Elevator and Escalator Expo in India. È stata la nostra prima esperienza. Siamo felici di essere qui a Milano con il Forum E2 per il nostro secondo evento, insieme a società italiane di vari settori. Si tratta di una mostra convegno che parla di building automation, quindi di scale mobili, ascensori e sistemi di sicurezza, tutti elementi che fanno parte di un unico sistema integrato. Con il Forum E2 ci impegniamo a supportare l'industria delle building technology a crescere, è per questo che siamo qui.
nelle tante sessioni tecnico-scientifiche che hanno animato una giornata unica nel suo genere, si sono messi a tema sicurezza, rinnovo del parco ascensori, sostenibilità ambientale e accessibilità per tutti, perché la città del futuro vuole essere inclusiva ed efficiente.